ragazzi, io sono Sara e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto sul canale il nuovo episodio della Gazzetta di Orange Dinosaur Hour, un format mensile che propongo sul canale dove vi parlo di tutte le novità libresche che ci sono state durante questo mese. So di aver saltato il mese di aprile, ma purtroppo non sono riuscita a girare quel video, quindi quello di maggio conterrà anche tutte le notizie che non vi ho detto ad aprile, quindi sarà estremamente lungo e direi di iniziare subito. Come sempre inizio dalle cover reveal, quindi dalle copertine nuove che sono uscite di alcuni libri, sia italiani che inglesi. È uscita finalmente la copertina italiana del Sognatore, quindi Strange the Dreamer di Lainey Taylor, che vi lascio qui di fianco, che sarà edita a luglio per la Lane Young Adult. A me devo dire che non dispiace come copertina, anche se preferisco quella UK rispetto a questa. È molto carina e non vedo l'ora appunto di poter leggere il libro anche in italiano, che vi ricordo uscirà il 5 luglio. È inoltre uscita anche la cover di Tua per sempre Lara Jean, da cui appunto è stato tratto anche un film che uscirà per Netflix il 17 agosto. La copertina è uguale a quella americana, semplicemente è stata cambiata la scritta appunto dall'inglese all'italiano. Sempre in italiano è uscita la cover poi di In fuga da te di Jennifer L. Armentrout per la Nord, che è il terzo volume della serie di Lontano da te. Questa serie si è già conclusa in America, devo dire che preferisco le copertine americane rispetto a quelle italiane, però almeno avremo molto presto almeno l'ultimo volume della serie verso questo autunno, quindi ottobre-novembre. Per la Mondadori invece poi è uscita la cover di Mentre noi restiamo qui, che vi avevo annunciato nello scorso video della Gazzetta sarebbe uscito, appunto, che sarebbe la traduzione di The Rest of Us Live Here di Patrick Ness, cover carina, ma ovviamente preferisco l'originale. Passiamo invece adesso alle cover reveal americane. È infatti uscita la cover per The Darkest Star, il nuovo libro di Jennifer L. Armentrout, che continua la saga di Lux, però questa volta dal punto di vista di Luke, che era uno dei personaggi introdotti verso la fine che più mi intrigavano, misteriosi insomma, e sarà una trilogia. In America uscirà il 30 ottobre e sarà poi portata in Italia dalla Giunti. È poi uscita la cover di King of Scars di Leigh Bardugo, il primo libro della trilogia sul Nicolai, quindi per chi ha letto la serie di Grisha Trilogy e Six of Crows sa bene chi è Nicolai, era uno dei miei personaggi preferiti e finalmente avremo un libro tutto incentrato su di lui, nel quale mi pare abbia annunciato la Bardugo che avrà un ruolo fondamentale anche Zoya e ritroveremo alcuni dei personaggi di Shadow and Bone, quindi non vedo assolutamente l'ora di leggerlo e la cover mi piace tantissimo. È poi uscita la cover di Wildcard di Mary Lou, che è il secondo e ultimo volume della duologia di Warcross. Devo dire che la cover non mi fa impazzire, ma sinceramente non mi interessava neanche più di tanto la cover del primo libro, quindi direi che almeno sono nello stesso stile. È poi uscita la cover UK di The Muse of Nightmares di Lainey Taylor, che è il seguito di Strange the Dreamer appunto. Era già uscita quella USA e ora finalmente è uscita anche quella UK, che mi piace, ma devo dire aver trovato un pochino sottotono. La prima era sicuramente molto molto più bella. È poi uscita la copertina anche di Arch Enemies di Marissa Mayer, che è il secondo volume della serie di Renegade. Dovrebbe essere uno sci-fi e l'ho ordinato, quindi spero di poterlo leggere molto presto. Comunque sembra molto interessante, la cover mi piace molto e niente, sicuramente vi dirò poi più là cosa penso del libro. Ed è infine uscita anche la copertina della seconda parte della graphic novel The City of Bones, illustrata da Cassandra Jean. In realtà pensavo, perché non ho letto la graphic novel, però pensavo fosse quella di City of Ashes, invece ho scoperto appunto essere la metà conclusiva di quella di City of Bones, che uscirà il 30 ottobre. Abbiamo poi avuto la cover reveal per Map of Days di Ransom Riggs, che è il quarto volume della serie di Miss Peregrine, che adesso sarà invece di una trilogia, una esalogia, una serie di 6 libri appunto. Devo dire che la cosa non mi interessa più di tanto, perché ho letto soltanto il primo libro e poi mi sono sbarazzata comunque degli altri, perché non mi interessava continuarlo, non mi era piaciuto e quindi sì, però ho deciso di farvi sapere comunque questa notizia. Dopo aver finito con la valanga veramente di cover reveal che abbiamo avuto in questi 2 mesi, passo a dirvi qualche notizia per le nuove uscite sia inglesi che italiane. Sempre restando in tema Bardugo, Leigh Bardugo ha annunciato che in realtà la serie di Six of Crows dovrebbe essere, almeno nella sua testa, una trilogia, quindi è uscito anche sul Goodreads la pagina di Six of Crows numero 3 e sicuramente uscirà, penso, dopo che l'attrice avrà completato la serie di King of Scars su Nicolai, però questa notizia mi è piaciuta tantissimo perché la sua duologia di Six of Crows è la mia
è l'opera che preferisco tra quelle che ha scritto e non vedo l'ora di rincontrare tutta la gang. Un'altra notizia invece per quanto riguarda Jennifer Armentrout è il fatto che ha annunciato un nuovo libro della serie di The Dark Elements, che è la mia preferita tra quelle che ha scritto, cioè Caldo come il fuoco. Si intitola Beneath the Skin e ha come protagonista Zane, che oddio, non era il mio personaggio preferito in assoluto, però non lo odiavo neanche così tanto, e ci ha annunciato che rivedremo anche Bambi, quindi non vedo assolutamente l'ora di leggere questo libro. È stato poi annunciato il titolo dell'ultimo libro della serie di Throne of Glass, quindi il settimo, che si intitolerà Kingdom of Ash. E oddio, non so se la cosa mi rende felice o meno, perché Kingdom of Ash non mi dà grandissime speranze, mentre io vorrei tantissimo un happy ending per i miei bimbi. E niente, non vedo l'ora che annuncino anche la copertina, perché quella dovrebbe darci qualche indizio in più. E sono distrutta, non so neanche io come fare. E il libro è stato anticipato, infatti uscirà il 23 ottobre. Sempre Sarah J. Maas ha poi annunciato il fatto che sta lavorando a un nuovo progetto New Adult, quindi una serie più adulta e piccante, che si intitolerà Crescent City. Non si sa ancora molto di questo libro, però lei ha detto che comunque ci lavora da un po' di tempo, in tutti i momenti liberi, insomma, cercava di arricchire questo progetto, e non vedo assolutamente l'ora di leggerlo, anche perché ormai ci ha abituato con due serie in contemporanea, e quest'anno finirà sia la serie di Akotar, è finita sia la serie di Akotar che la serie di Throne of Glass, quindi era ora che la Maas annunciasse qualcosa di nuovo, e io sono super emozionata. Per quanto riguarda le notizie in italiano, il 15 maggio è poi uscito per la Boo Room un bind up di tutta la trilogia di Shatter Me, quindi un volume unico che racchiude Shatter Me, Unravel Me e Ignite Me, e le cui vendite, insomma, saranno quelle che andranno a determinare l'uscita o meno in futuro di Restore Me in italiano. Quindi se volete far uscire Restore Me dovrete non fa male comprare il bind up. Io sinceramente non ho amato Restore Me, quindi sono felice di avere i libri così com'è e non penso lo comprerò, però appunto per chi potesse interessare è uscito il bind up. La HarperCollins ha poi annunciato per settembre l'uscita della Buia discesa di Elizabeth Frankenstein, che è uno dei libri che aspetto di più quest'anno, edito da Kristen White, l'autrice di Io sono buio, e quindi l'avremo quasi in contemporanea anche in Italia. Per quanto riguarda invece questo oscuro duetto, c'è stata proprio ultimamente una brutta notizia, cioè il fatto che non uscirà più quest'anno a luglio, ma l'uscita è stata rimandata al 2019. Non so il perché di questa cosa, non so neanche se è una notizia confermata, però ho deciso di farvelo sapere perché magari qualcuno di voi lo aspettava, pensava di comprarlo più presto, e invece a quanto pare sull'internet è stato annunciato che l'uscita è rimandata. Ma non disperate, perché invece la Mondadori, per la collana Crisalide, ha annunciato l'uscita di Akotar. Non ha effettivamente annunciato questa cosa la Mondadori, ma su Amazon è comparsa la scheda, la pagina con una corte di rose e spine, che sarebbe A Court of Thorns and Roses di Sarah J. Maas. Uscirà, se mai uscirà veramente, solo in brossura e spero prossimamente per la collana appunto Crisalide. Sempre la Mondadori ci ha poi fatto sapere che Queen of Shadows uscirà in italiano proprio quest'anno, grazie a tutti i nostri le nostre preghiere, e per lo più specifico uscirà durante l'autunno, quindi finalmente ci avviciniamo anche all'uscita americana. Infatti in questo modo mancherà soltanto Empire of Storms e Tower of Dawn prima di avere il finale. Per quanto riguarda invece The Title Reveals, quindi annunci di nuovi titoli, è stato annunciato il titolo del seguito di Children of Blood and Bone di Tommy Aliani, che si intitolerà Children of Virtue and Vengeance, e secondo me è un titolo fantastico, quindi non vedo assolutamente l'ora di averlo tra le mie manine. Per quanto riguarda Cercando l'asca di John Green, non sarà più un film, ma è stata annunciata appunto una serie TV, quindi avremo in futuro, non si sa quando, la serie TV tratta dal libro di Cercando l'asca. Sempre sul mondo serie TV restiamo, perché è stata annunciata anche la serie TV di The Gentleman's Guide to Vice and Virtue di Mackenzie Lee, che è uno dei miei libri preferiti dell'anno scorso, quindi assolutamente non vedo l'ora di vederla, anche perché sarà una serie LGBT e con pirati, e è con una ragazza che vuole fare il medico, io amo. E passiamo adesso alle ultime novità che riguardano tutte il mondo dei Funko Pop. Infatti è stata annunciata la quarta wave dei Funko Pop di Harry Potter e avremo tantissimi nuovi Funko. Prima di tutto ci sarà ovviamente il nuovo Golden Trio, questa volta con la divisa di erbologia, e che hanno in mano le mandragore. Saranno super carini, io ovviamente prenderò Ron perché l'ossessione della mia vita è una sola, Ron Weasley. Però sono carini tutti e
3. Ci sarà anche un'altra edizione di Ginny Weasley che sicuramente acquisterà, questa volta con il diario di Tom Riddle, perché sono tutti appunto funk ispirati a La Camera dei Segreti. In più avremo appunto Allock, Gilderoy Allock, che è il professore di difesa contro le arti oscure di quel film. Avremo il Funko Pop di Tom Riddle per tutti gli amanti dei Serpeverde. Io non so se lo acquisterò perché in realtà non mi fa impazzire come Funko, però sicuramente è una novità. E poi ci saranno anche i Funko Pop dei Fantasmi. Per questa wave è stato annunciato soltanto quello di Nick Quasi Senza Testa. Non sarà completamente clear, ma sarà un pochino opaco e secondo me è carinissimo, quindi sono tentata di acquistare anche questo. Poi ci sarà una super size, cioè il Funko Pop del Basilisco, che sarà grande come quello di Hagrid. A me non fa impazzire perché per me è semplicemente un serpente, però ovviamente per i collezionisti è una bella novità. E in più ci sarà un life size, quindi come il Funko Pop, per chi l'ha mai visto, di Groot versione altezza reale, avremo quello di Dobby. Sarà uguale al Funko Pop di Dobby che abbiamo adesso, quindi stessa posa, stesso tutto design, però sarà una forma molto più grande, una size molto 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 più grande. E questi mi pare fossero tutti i Funko Pop che sono stati annunciati. Non lo so, per me sono meravigliosi. Fatemi sapere giù nei commenti se ve ne interessa qualcuno e se ne acquisterete qualcuno, quale. Ebbene sì ragazzi, questo è tutto per questo video novità. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché mi aiuterebbe tantissimo. Come sempre vi lascio qui giù nell'info box un po' le pagine di Goodreads dei libri che vi ho nominato, se ci sono, se sono presenti, e più tutti i link ai miei altri social network. Il video finisce qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!